Il 9 dicembre 1965, centinaia di testimoni in Michigan, Ohio e Pennsylvania videro un oggetto volante non identificato attraversare il cielo. Ma furono i cittadini di Kecksburg, in Pennsylvania, a poter quasi toccare con mano quello che molti ritengono un veicolo extraterrestre. L'oggetto fu visto atterrare tra i boschi circostanti. Nel giro di un paio d'ore, la cittadina fu letteralmente invasa da reparti dell'esercito americano in assetto da combattimento che recuperarono l'oggetto trasportandolo via. Ma che cosa accadde o atterrò quel giorno a Kecksburg? Il governo degli Stati Uniti è forse in possesso di un UFO? Da più di 35 anni, la cittadina di Kecksburg è divisa da un dibattito surreale. Molti abitanti sostengono che nulla di insolito vi sia mai accaduto, mentre altri insistono che quel giorno di dicembre del 1965, questo paesino della contea di Westmoreland avrebbe ospitato per poche ore un'astronave aliena. Quale verità si nasconde dietro lo strano oggetto metallico che fu visto precipitare tra questi boschi? Ed è vero che qualcuno avrebbe ordinato agli abitanti di tacere su quanto era successo? Non avete visto niente, chiaro? Si erano inconsapevolmente imbattuti in un progetto militare segretissimo o avevano visto qualcosa che provava l'esistenza di vita intelligente su altri pianeti? Per scoprire la verità, dobbiamo tornare a quel pomeriggio di dicembre del 1965. Erano circa le 4:47 del pomeriggio quando un oggetto volante fu visto precipitare a Kecksburg. Molti testimoni lo videro scendere e poi scomparire tra gli alberi. Nessuno accennò a boati o rumori da impatto, ma quasi istantaneamente si sollevò una colonna di fumo bluastro. Secondo questa ricostruzione, alcuni abitanti della zona accorsero verso il punto, tra gli alberi, da cui saliva il fumo. Lì trovarono un oggetto metallico parzialmente interrato in fondo ad un crepaccio. Il fumo si levava ancora denso, come se l'oggetto avesse bruciato a lungo nell'atmosfera. Uno degli abitanti di Kecksburg, Jim Romansky, fu tra i primi a localizzarlo, nascosto tra la fitta boscaglia. Vidi proprio di fronte a me un grosso oggetto metallico. Ho sempre detto che sembrava un'enorme ghianda perché era sferico e con una base allargata. Era come ammaccato, ma si distingueva bene il colore. Sembrava di acciaio, ma era color bronzo o rame. Un colore che non avevo mai visto. Molto particolare. Di lì a poco, secondo la versione di Romansky ed altri testimoni, arrivarono sul posto soldati armati a bordo di jeep e camion. Ci dissero che l'area era sotto controllo militare. Era pieno di jeep e camion. Setacciavano il bosco. Ci vennero incontro due tipi, capelli corti, impermeabili. Uno si guardò intorno, fissò l'oggetto e poi guardò noi e con un tono molto deciso ci disse che l'area era in quarantena, l'accesso era interdetto e che dovevamo andarcene. Ok, portiamolo via! Secondo Romansky e molti altri testimoni intervistati da Stan Gordon, l'oggetto rimase in quel crepaccio per pochissime ore. I soldati lo recuperarono rapidamente, trasportandolo da qualche altra parte. Portarono un grosso camion con rimorchio. Erano preparati, avevano un telone con cui coprirono completamente l'oggetto. Il telone era della stessa forma e aderiva così bene che sembrava fatto su misura. Insomma, capivi subito cosa c'era sotto. Allora mi sono reso conto che dovevano sapere bene cosa era caduto su quella collina.
I militari caricarono l'oggetto sul rimorchio e si allontanarono da Kecksburg nella tarda serata. Dalle informazioni raccolte sappiamo che il convoglio si diresse alla base dell'aeronautica di Lockbourne a Columbus, in Ohio, e vi sostò per qualche ora. Poi ripartì per la base Wright-Patterson a Dayton, in Ohio. È probabile che le autorità militari abbiano seguito l'oggetto e allertato immediatamente squadre specializzate in operazioni di recupero. Dopo che l'oggetto fu portato via, non se ne seppe più nulla. Gli abitanti di Kecksburg erano scossi, ma qualunque cosa fosse successa, sembrava tutto finito. Per molti testimoni, invece, l'esperienza dell'incontro ravvicinato con un UFO si sarebbe presto trasformata in un incubo. Stavo lavando la mia auto, parcheggiata proprio di fronte a casa. All'improvviso sentii una specie di sibilo, non capivo che cosa fosse. Non era il rumore di un aereo. Guardai il cielo e vidi una cosa che veniva da nord-nord-est e puntava verso est-sud-est. Sembrava una palla di fuoco. Era un'altezza di 3 o 4 chilometri, forse di più. Sembrava che stesse andando dritta contro la montagna. Allora corsi lungo la strada per vedere meglio ed ecco che cominciò a muoversi come se fosse pilotata da qualcuno che non sapeva dove andare. Fece una specie di virata ad 8 e poi tornò indietro in direzione di Kecksburg e precipitò e non l'ho più vista. Abbiamo due costanti nelle testimonianze di cadute di oggetti in combustione. La prima è che gli osservatori ricavano dall'esperienza impressioni molto diverse tra loro. La seconda è che si generano molte interpretazioni errate, per cui si raccolgono versioni molto diverse, ad esempio sul punto in cui sarebbe caduto l'oggetto. Allora pensai, devo andare a dare un'occhiata. Conoscevo quel posto perché ci andavo spesso a caccia. Così salì su una collina da cui si vedeva tutta la valle, un punto perfetto per capire dove fosse caduto. Una volta lassù, guardai verso il margine del bosco e si vedeva chiaramente un filo di fumo, come se ci fosse qualcosa che bruciasse. Cominciai a scendere, accesi la torcia e attraversai il ruscello e poi risalì ancora un po' e lo vidi, ma non capivo cosa fosse. Aveva la forma di una ghianda, ma la parte anteriore era piantata nel terreno per circa un metro. Non si vedeva nessun finestrino, doveva esserci ancora qualcosa che bruciava e infatti si sentiva un odore acido come di plastica bruciata. Allora pensai, non è un aereo, non è un meteorite perché, da quanto ne so, quando cadono fanno un gran rumore e quell'affare non c'entrava niente. Anche se c'è ancora chi dice che è stato un meteorite, vi garantisco che era qualcosa di diverso, qualcosa che non avevo mai visto in vita mia. Bill Buelbash fu uno dei testimoni oculari che arrivarono a 5-6 metri dall'oggetto. Come gli altri, lo descrisse delle dimensioni di una Volkswagen, almeno la parte visibile. Poteva trattarsi di un meteorite? Un meteorite delle dimensioni di un'automobile che arrivi integro sulla superficie terrestre impatterebbe ad una velocità tra i 6 e gli 8 km al secondo, scavando un grosso cratere. L'onda ad urto produrrebbe un cratere largo tra 4 e 10 volte il diametro dell'oggetto. Le dimensioni possono variare in base alla velocità. Infine, se non si disintegrasse nell'impatto, scaverebbe una specie di cunicolo sul fondo del cratere e resterebbe nascosto sottoterra. Nella descrizione dell'oggetto fatta dai testimoni è difficile riconoscere ciò che si intende scientificamente per meteorite. Il fatto che un bolide sia stato effettivamente osservato nell'area quella stessa notte fa solo aumentare la confusione. Abbiamo prove inconfutabili che si trattò di un meteorite. L'evento è documentato da avvistamenti e fotografie in punti diversi del paese. Il fatto che sia stato visto su un'area così estesa dimostra che l'oggetto volava a quote molto alte, il che coincide con il moto naturale di un bolide o di una palla di fuoco.
Viaggiava anche alla giusta velocità, oltre 50.000 km orari, come è stato confermato da diversi astronomi. Inoltre, abbiamo una foto della scia di fumo. Possiamo concludere che fu davvero un meteorite. Il 9 dicembre 1965, alle 4:43 del pomeriggio, ora della costa orientale, un meteorite entrò nell'atmosfera a sud di Detroit, puntando verso una regione dell'Ontario a sud di Windsor,